Bene, buongiorno a tutti. Benvenuti a questa eh, lezione uh, sul, uh, su un tema apparentemente di moda, ma violando la regola dei romanzi gialli, e cioè dichiarando il colpevole fin dall'inizio. Un tema che in realtà non dovrebbe essere poi così alla pace come pure la pubblicistica di settore, eh. Lascia intendere quello del bilanciamento fra intelligenza artificiale e regole e diritti fondamentali, addirittura qualificati dal titolo dell'intervento che mi è stato affidato come, eh, come difficile. C'è da dire che questo è un approccio abbastanza standard nella, nella convegnistica e molto spesso funge come un buon, eh, un buon trampolino o una buona provocazione per poi affrontare. Determinati argomenti, anche magari in prospettive non, uh, non proprio convenzionali, che è quello che cercheremo di fare oggi. Prima di andare avanti, però permettetemi di presentarmi, considerato che il professor Perry uh, uh, visti i ventennali rapporti che ci legano, si è fidato a lasciarmi da solo senza controllo, uh, e quindi provvedo direttamente a, a presentarmi. E dunque a questo punto possiamo chiederci: ma lei mette veramente a rischio i, i diritti umani? La, la cosa di cui si è parlato di più, in modo particolare, è la perdita di posti di lavoro causata dalla diffusione di questa tecnologia. Beh, la prima cosa che dovremmo chiederci, innanzitutto, è: ma, la perdita, ma il lavoro è un diritto umano? sempre dal punto di vista della tassonomia di cui abbiamo parlato in relazione alla, eh, alla Convenzione europea dei diritti umani. Beh, eh, dal punto di vista costituzionale non sarà un diritto umano, ma il lavoro è certamente un diritto costituzionale o costituzionalizzato. Ma la perdita dei posti di lavoro è, con, è connaturata all'evoluzione tecnologica. Non possiamo lamentarci del fatto che una nuova tecnologia crei eh, dei, dei problemi di occupazione, perché altrimenti eh, staremo ancora, ancora a cercare di cacciare eh, le tigri con i denti a sciabola a mani nude, eh, perché non possiamo accettare nessun tipo di evoluzione tecnologica. Certo, Luddisti e Canuti, all'epoca del, della rivoluzione industriale, si opposero al... al al dilagare delle macchine a vapore, ma sono processi storici che sono sostanzialmente da un lato sempre uguali a loro stessi, ma dall'altro lato essenzialmente inevitabili. Un altro tema che si è posto eh, è quello della violazione del diritto d'autore. Intanto, anche qui dovremmo chiederci se il diritto d'autore è un diritto umano o meno. In questo caso sarei meno sarei meno sicuro rispetto al diritto al lavoro. Quindi, come vedete, eh, quando si passa, quando si ritorna in una dimensione eh, strettamente tecnica, strettamente normativa, molti problemi scompaiono e le cose, le tessere del mosaico tornano sostanzialmente a posto quasi, eh, quasi da sole. Eh, si è detto uh, l'intelligenza artificiale, i modelli, sono stati addestrati a, accedendo uh, a, uh, a dati pubblicamente disponibili per scopo di lucro, Dio Dio che scandalo. Beh, Signori, non mi sembra che i motori di ricerca in questi vent'anni abbiano fatto qualcosa di diverso. Non mi sembra che eh, dal punto di vista dell'acquisizione dei dati, della profilazione o del, del riutilizzo eh, OpenAI o chiunque altro, stable diffusion, fate voi, abbiano fatto qualcosa di, eh, di particolarmente diverso da una prassi che è stata eh, totalmente eh, consacrata e recepita da, nei fatti. Da, da decenni quindi da questo punto di vista il data scraping che tanto ha turbato i sogni delle autorità nazionali di protezione dei dati è eh, eh, così eh, testimonianza di un, di un risveglio un po' tardivo rispetto a determinati eh, temi che sono sul, sul tavolo da sostanzialmente da sempre anzi addirittura in certi casi si potrebbe anche discutere che eh, l'utilizzo di questi, eh, di questi modelli rappresenti un trattamento di dati personali proprio perché nel caso di ChatGPT non c'è una connessione deterministica fra eh, i dati in input e i risultati dei, eh, dei dati eh, in output. Quindi la vera questione sottostante eh, al, al, al riutilizzo dei, dei dati pubblicamente disponibili, anche se poi in realtà pubblicamente disponibili, anche, anche no, perché è vero che, sono, eh, che si possono trovare, ma non è detto che si possano usare a scopo di lucro. Ma il punto è esattamente, esattamente questo. Stiamo parlando ancora una volta della questione della monetizzazione dei dati, su cui in teoria dovrebbe intervenire il Data Governance Act, ma che alla fine eh, è una pezza peggiore del buco perché? Perché nella sostanza sta dicendo che il Data Governance Act ufficializza il principio in base al quale pagando si intende posso comprare qualsiasi diritto. Eh, tra l'altro, c'è anche da fare una considerazione. Noi stiamo facendo tutti questi discorsi sull'intelligenza artificiale generalizzando il funzionamento di un eh, oggetto molto particolare. Che è appunto una I generativa che produce testi, video, quello che volete. Ma delle, le, le applicazioni dell'intelligenza artificiale, dell artificiale sono talmente varie e vaste, per cui eh, pensare di, avere, di aver basato un regolamento comunitario sull'isteria generata da Chat GPT è veramente fuori di testa. Se, al, se vi alzate un attimo, eh, Uh, se, insomma, se, se salite un attimo di livello e guardate cosa sta succedendo nel mondo scoprirete la Cina che la Cina si sta chiamando fuori dalla corsa verso le AI generative perché non le servono c'è un bel articolo su una, su una testata di geopolitica che evidenzia chiaramente come l'obiettivo della Cina sia applicare queste tecnologie ai processi industriali quindi che cosa c'entra il GDPR, cosa c'entra la privacy, cosa c'entrano i diritti umani? Stiamo parlando di produzione, stiamo parlando di raccolta, analisi, di dati, di, di macchinari, di logistica. Allora, mentre noi stiamo facendo delle norme, che peraltro paralizzano il settore, eh, perché siamo stati ubriacati dal marketing di un certo tipo di, eh, di AI? altri paesi in giro per il mondo, molto più pragmaticamente, si stanno preoccupando di applicazioni estremamente concrete e che hanno un impatto diretto sulla capacità produttiva industriale. Eh, vi faccio io la domanda, rispondetemi nella chat o se volete mi rispondete nella fase delle, eh, delle domande e risposte, se ce ne saranno, quanti di voi sono al corrente del fatto che eh, c'è vita oltre ChatGPT? Dal punto di vista concreto, intendo dire, cioè che qualcuno sta, mh, si sta concentrando su tipi diversi di applicazioni di, di machine learning rispetto a questi, eh, a questi giochini. Eh, un, altro, eh, un altro elemento che questa particolare, peculiare e se vogliamo provinciale visione dell'intelligenza artificiale che abbiamo in Europa sta evidenziando è il problema eh, del rapporto con eh, il diritto al giusto processo e alla difesa, che sono diritti che, vi ripeto, la Convenzione europea dei diritti umani prevede in modo, eh, in modo esplicito. Eh, il limite alla decisione totalmente automatica da parte del giudice e i colleghi avvocati mh, capiranno immediatamente a che cosa mi riferisco, è costituito dalla ignoranza e dalla incompetenza del magistrato. Voglio dire che non necessariamente il fatto di essere magistrati significa essere sempre eh, nel giusto, sì, tant'è che le sentenze vengono impugnate, tant'è che le sentenze vengono criticate a volte anche aspramente in dottrina. Quindi questo che cosa vuol dire? Eh, vuol dire che non necessariamente l'addestramento di un modello basato su, su, sull'intero Italgiure di per sé eh, sarà eh, in grado di eh, produrre ragionamenti di diritto eh, effettivamente sostenibili. Dall'altro lato eh, il dovere di competenza dell'avvocato impone di evitare il ricorso a strumenti totalmente automatizzati senza capire qual è il risultato. C'è l'esempio clamoroso di questo collega americano che eh, si è talmente fidato dell'utilizzo di, di queste piattaforme dal presentare un atto con della giurisprudenza inesistente. Ora la domanda è, senza entrare nel merito specifico, ma chi di noi, anche quando molto pragmaticamente eh, riutilizza un ricorso già fatto fra quelli che ha in, in archivio non lo rilegge attentamente per verificare se eh, quello che si sta scrivendo sia coerente con il caso che si sta, che si sta gestendo. Quindi il, eh, questi sono due limiti essenziali da un lato. Eh, All'utilizzo di un sistema totalmente automatizzato di decisioni e dall'altro lato eh, rispetto a un comportamento analogo da parte degli, degli avvocati. C'è da dire però che una utilizzazione che, peraltro, negli Stati Uniti sta prendendo piede, eh, che potrebbe essere disturbante, è quella della profilazione del, del giudice. Cioè, in altri termini, nel momento in cui ho accesso a un intero corpus di giurisprudenza potrei più facilmente eh, riuscire a capire quali sono le opinioni, gli, gli orientamenti e dunque le opinioni del giudice su determinati temi, di uno specifico giudice in rapporto a determinati temi, come la pensa in materia di assegno, di, di assegno divorzile, come la pensa in termini di provvisoria esecuzione, come la pensa su scegliete voi. E quindi tramite questi sistemi potrei anche arrivare, per esempio, a individuare. Un bias politico nelle convinzioni sì. del giudice, per cui se fosse, eh, se, se si potesse dimostrare o intuire una sua eh, convinzione politica, questo in un caso penale, ad esempio, che dovesse coinvolgere qualche minoranza potrebbe essere causa di richiesta di astensione. Perché questo non mi sembri fantascienza, eh, vi dico che nel luglio del 2022, anche di questo parlo nel, parlo nel libro la Francia ha varato una legge che vieta esattamente questo, cioè l'utilizzo di questi sistemi per la profilazione del, del giudice, per la profilazione dei, dei magistrati. Un tema analogo ce l'abbiamo per, eh, per quanto riguarda il diritto alla salute. Tante delle cose che potrei dire sono coperte da segreto professionale e quindi sono costretto a non, a non farlo. Sta di fatto però che proprio l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'intera filiera Dell'attività sanitaria, dalla progettazione di farmaci eh, fino all'attivazione all di diagnosi e cure, eh, è uno strumento, è una cosa che dovrebbe essere presa con, con estrema attenzione, soprattutto sotto il profilo della verificabilità eh, dei risultati e della dimostrabilità della, della correttezza del procedimento che è, stato, eh, che è stato seguito. Perché, come sapete, nei trial c'è una eh, disciplina rigorosissima per poter eh, ricostruire eh, le, eh, le origini degli eventi avversi e quindi per converso eh, decidere se una certa terapia, una certa ricerca eh, può, può essere pubblicata e quindi può diventare base per lo sviluppo di altri, eh, eh, di altri farmaci o di altri protocolli. Eh, Diritto alla libertà eh, e alla dignità personale, ma veramente l'intelligenza artificiale pone problemi nuovi? Non so quanti di voi hanno avuto modo di, eh, di vedere dietro le quinte di come operano le finanziarie o le società di leasing, il social scoring è una realtà. Chi di voi chiede un report eh, di solvibilità di merito creditizio a eh, una qualsiasi finanziaria, perché magari deve, appunto attivare un recupero crediti o deve eh, sostenere una richiesta di, di assegno in, in, volontà, in, in materia di famiglia, sa bene che poi alla fine questi report sono sostanzialmente automatizzati, cioè il famoso semaforino verde, giallo, rosso, ed è una pie illusione pensare che dietro ci sia un funzionario che decide di, eh, che, che decide l'ultima parola, che ha l'ultima parola sul, sul procedimento. La realtà è che questi trattamenti sono già ampiamente automatizzati e non c'è bisogno dell'intelligenza eh, eh, artificiale per leggere eh, il diritto all'autodeterminazione o la alla dignità personale attraverso delle profilazioni stringentissime, che sono già possibili con tecniche di database estremamente sofisticate. Eh, e questo vi dà la misura esatta di quanto sia folle l'approccio dell'IACT che va a distinguere. Eh, lo stesso mh, va a disciplinare in modo diverso un, un lo stesso fatto a seconda del modo in cui viene commesso. Se uso l'AI per profilare, ho determinate regole, se non uso l'AI per profilare, eh, vuol dire che ne sto usando delle altre. Qual è l'errore eh, culturale dell'AI eh, dell Act in generale della, della scelta eh, politica comunitaria? È l'avere sposato. In, perfetto, eh, in perfetta simbiosi con quel tema dell'universalismo dei diritti e dunque della creazione di un diritto naturale laico, eh, l'approccio di Trofim Lisenko. Per chi non lo conosce, Trofim, Lisen Trofim Lisenko era l'agronomo eh, di Stalin, di origine ucraina, fu il responsabile della, eh, dello sterminio per fame eh, in Russia, quando eh, decise che in nome della. Eh, agronomia marxista le piante potevano essere educate a vivere in un ambiente eh, per il quale non erano adatte e quindi era convinto di poter far crescere il grano in Siberia sulla base di quale presupposto? sulla base del presupposto che la realtà obbedisce alla ideologia quindi il risultato pratico è che eh, eh, perseguendo questa strategia eh, L'Unione Sovietica all'epoca ebbe dei serissimi problemi di approvvigionamento. L'IACT eh, riproduce lo stesso approccio. Per quelli che ne sanno un pochino un pochino di fisica, eh, sarebbe come eh, stabilire per legge la velocità della luce e fissare anche il, eh, delle sanzioni per chi la supera. Poco importa che la, la velocità della luce sia una costante indipendente dalla volontà di chiunque, ma nulla vieterebbe che un organismo che ritiene di avere questo, questo potere di, eh, di piegare la realtà alla, al volere del, della politica non si inventi anche una, eh, un approccio di questo genere. La IACT stabilisce una scala di, eh, di pericolosità delle tecnologie e non un, un criterio di responsabilità di chi le produce e di chi le utilizza. Anche qui vedete quanto quel discorso che facevo prima dello spostamento dell'accento della, della, della normazione dagli effetti di un comportamento agli strumenti utilizzati per metterlo in essere produce i sui, le, le sue manifestazioni più, eh, più negative e più indesiderabili. Ribadisco, viene inserito il concetto che i software siano... I software stupidi, tutto sommato, non sono poi così pericolosi, mentre invece quelli intelligenti, beh, quelli sì che devono essere messi eh, sotto controllo. E infine, come anche il Data Governance Act, persevera nell'errore del pensare che invece di diritti vadano tutelati i, i dati. Ma questo è un, eh, un danno, un guasto culturale che ormai ci portiamo dietro da vent'anni da dal da quando appunto. Eh, gli esperti di marketing tecnologico vendettero la bufala del I dati sono il nuovo petrolio, che questa cosa è diventata una, eh, un, un argomento sul quale non, non si ammette più eh, discussione. Chiudo sul tema del eh, rapporto fra diritto ed etica, questo per eh, ricollegare l'ultimo filo che era rimasto appeso agli eh, inizi di, di questa esposizione. Molto probabilmente non potete saperlo, non vi vedo evidentemente, quindi non ho idea della vostra età, però io sono abbastanza vecchio da avere eh, vissuto l'inizio del eh, diritto delle tecnologie dell'informazione, quando si pretendeva di normare eh, gli eventi che accadevano tramite le reti telematiche anche pre-internet. Senza avere mai visto un computer, senza avere mai configurato una scheda di rete o installato un sistema operativo. Io e pochi altri eh, all'epoca giovani colleghi, e poi nel corso del tempo altri se ne sono aggiunti, come il professor Perry, e mi dispiace che, non, che oggi non ci sia da questo, per questa parte della, della lezione. Eh, abbiamo passato anni nel cercare di dire, signori, guardate che tecnicamente quello che state scrivendo non funziona, è sbagliato. Nel corso Cose che adesso vi possono sembrare eh, considerazioni eh, acquisite su come funziona una rete internet, sul concetto di packet switching, su come è fatta l'internet governance, eh, gli oblivious DOH, i protocolli e via discorrendo. All'epoca non lo era. È stato necessario un percorso, che peraltro è ancora tutto da, da completare, di alfabetizzazione eh, dei politici eh, de de dei giuristi per poter arrivare a qualcosa di nemmeno poi troppo sensato a vedere eh, i risultati che stiamo ai quali stiamo assistendo in questi, in questi periodi. Nel caso dell'intelligenza artificiale questo problema su è, eh, diventa di svariati ordini di grandezza più gravi, grave non si può pensare di parlare di questo tipo di, di argomenti senza una solida base tecnica anche perché tutto questo diventa un pericolosissimo cavallo di Troia per sostituire l'etica al diritto nella regolazione dei rapporti sociali. Quando si comincia a parlare di fare la cosa giusta, del sì, vabbè, la legge, però quello che conta è la sostanza dei fatti, ehm, il concetto, il punto è che l'etica diventa una leva che consente di forzare la mano di decisori e consociati, con la promessa, nel caso dell'intelligenza di dell'intelligenza artificiale di stipulare un patto col diavolo e cioè trasformarlo in una dignità che sia in grado di eh, dominare di creare e dominare il, il proprio schiavo solo che nel caso della tecnologia non è affatto detto che eh, questa volta in questo patto sia Mefistofere ad avere la peggio siamo arrivati alle 10.15 io concludo qui vi ringrazio per l'attenzione e eh, quindi si può interrompere la, la registrazione se avete delle domande sono lieto di rispondervi, altrimenti, come immagino, vi lascio liberi per eh, prendere un caffè o riposarvi.